Talks. Aggiungerei un team di professionisti e dottori veramente che abbiamo l'obiettivo professionale. Si può dire con le palle. Ormai l'ho detto. Credo si possa dire. Poi YouTube ci smentirà nel caso. E va bene. Beep, possiamo dire. No, diciamolo. Sì, basta. L'abbiamo detto. E infatti c'è ragione. Quindi, fino a quando il pragmatista Piccolo ha detto ancora non ci guadagniamo, quindi fino a quando non si parla di soldi YouTube non se ne importa. Esatto, infatti, quello che vogliamo. Dobbiamo credere, però, della ci dobbiamo credere. È Niccolò. Scusate. Un'offerta a piacere per Niccolò. Un'offerta a piacere, metteremo le donazioni appena possiamo. Sì. Un like per Niccolò. Un like in questo momento per la frase di Niccolò. Ce lo meritiamo. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Non fate gli spilorci di iscrizioni. LT Talks. Via, e ce ne sa. Ritorniamo al massaggio olistico. Ci voleva un attimo di... Io guarda, anzi, te ne faccio un'altra, no? Così prego. Sdrammatizziamo. Ma che cos'è questo coso? Cioè, nel senso, materialmente. Cos'è? Noi abbiamo parlato di mente, spirito, corpo. Ma... Sì, questo è semplicemente un incenso. Che è mia abitudine utilizzare. Ma lo accendiamo? Crea troppo fumo, però. Potrebbe ostacolare. Però, regia, no? mi passate un accendino così lo accendiamo. Dai. Regia. Lo accendiamo, poi se una cosa lo togliamo. Abbiamo un regista d'eccezione. Che adesso entrerà nell'inquadratura. Però prendiamo fuoco. Con i miei sensi da spider ragno. Sì, però il senso non è tanto da spider ragno. Ok, dai. Vai. Sì. Io consiglio nel proprio studio, nel proprio ambiente domestico, utilizziamolo ogni tanto un incenso. E non bisogna per forza pensare che faccia chissà che. Semplicemente... prendendo anche la cultura di altri popoli, perché non ci fa male a volte assorbire delle tradizioni e delle buone abitudini. Sicuramente non cambierà chissà che, oppure lo status, però ci aiuta. Questo però posso dire una cosa. Io lo usavo quando meditavo, quando facevo un certo tipo di meditazione precisa, usavo sempre lo stesso incenso. Mm-hmm. Adesso, a distanza di anni, quando accendo quell'incenso mi calmo come se andassi in meditazione. Cioè la neuroassociazione dell'odore a quello che stavo facendo mentre anni fa lo usavo, mi riporta in quello stato. Capita lì. Anche con un semplice profumo. È incredibile, quello il fatto è... Sì, pure perché prima abbiamo parlato di mente, di spirito, e tu mi ricollego alla cosa che hai detto adesso. A volte i profumi ci riportano a delle sensazioni, a delle cose che sono successe, magari. L'aromaterapia nel mio lavoro è fondamentale. L'utilizzo di oli essenziali e di fragranze finalizzate al raggiungimento di un obiettivo. Se io so che mi arriva un cliente, allora ovviamente... la maggior parte della mia clientela è una clientela già fedelizzata, però ben venga, e capita spesso, che poi si presentano sempre clienti nuovi. Quindi hanno dei profumi già prestabiliti e dice a me piace quella cosa. No, lo decido io. Certo. Lo decido ma anche io. perché una volta che lei decide il profumo, poi è tutta questione di neuroassociazione. Esatto, anche poi tutta la seduta... verte su quelle poche domande che io ti faccio quando entri. A parte che, dicevo, il fatto della clientela già fidelizzata, perché io tendo a conoscere già gli atteggiamenti delle mie clienti, no? Quelle che vengono spesso. So già se arrivano un po' stanche, se arrivano un po' stressate. Considera che ognuna di loro magari a casa ha un marito, ha dei figli, ha il proprio lavoro, quindi quando entrano nel mio studio cercano e vogliono e sanno che troveranno un'ora di tranquillità. Ed è mia responsabilità occuparmi di questo. Quindi l'utilizzo di oli particolari, di uno specifico, perdonatemi, mi fanno dei gesti di uno brutti, specifico trattamento, mi aiuta a raggiungere il mio obiettivo professionale è creare anche solo una persona che sta meglio psicologicamente. Di conseguenza
io creo o contribuisco, chiamatemi presuntuosa, però io nel mio piccolo so di poterlo fare, no, giusto, contribuisco anche occupandomi di una sola persona ad una società felice, perché se tu ci pensi, certo, dal mio studio escono alla volta, è che quattro persone al giorno, quella persona magari starà più tranquilla con i propri figli, col proprio partner, col proprio capo, col nella proprio... propria vita in generale, sì, sì, e di conseguenza si creano sinergie positive. Assolutamente, sì, sì, questo, sì, sono, diciamo, molto d'accordo. Cambiare il mondo una persona alla volta, questo è fondamentale, sì. Sì, sì, sì. Io volevo parlare, io ho visto un po', prima abbiamo parlato del, di, scusami, ripetimi la pronuncia, Voder. Voder. Io ho detto Voder. Ho visto che è scritto Voder, però. È un fisioterapista. Anche che Tomb Raider si dice Tomb Raider. Io ho visto, avevo visto. Anche Talk si dice, si scrive Talks. Talks. Perdonate il la mio inglese. Dovresti approfondirlo. I'm so sorry. Approfondation. Bravas. Anche spagnoli. Anche spagnoli. Olé. Anche spagnoli. Olé. Comunque. Dicevo, sì. Wooder, avevo letto che un po' è stato, tu su Instagram c'è scritto massaggio olistico Wooder, che è... No, perdonami. Hai fatto una piccola, un po' di confusione. La pratica olistica... L'infodrenaggio. Esatto. Okay. Sono tutte quelle tecniche di massaggio finalizzate al benessere psicofisico, quindi la maggior parte di queste tecniche arrivano anche dall'Oriente e hanno come finalità mente, corpo, spirito. Okay. Quando parliamo di linfodrenaggio Wooder, ci tengo perché è importante che venga capito questa cosa. Sì, sì, quello ti volevo chiedere, che cos'è di un trattamento terapeutico. Okay. È stato creato da un fisioterapista ed è una terapia molto particolare, una terapia molto particolare che viene utilizzata per contrastare anche alterazioni e problemi fisici importanti. Viene molto indicata nel post-operatorio chirurgico e traumatologico, nel post-chirurgico estetico, nel trattamento di edemi e linfedemi, nel trattamento per quanto riguarda il viso di acne, operazioni di rinoplastica, blefaroplastica, è una tecnica molto particolare e anche in questo caso affidatevi sempre ad operatori specializzati. Sì, lo diciamo ancora per favore, sì, sì, affidatevi, anzi, ma proprio chiedete. Esatto. Dove ti sei formato? Per quanto tempo? No, esatto, perché dove ti sei formato uno può dire a Oxford, quanto tempo? Una settimana. Giusto, vabbè, allora, giusto. Insomma, siamo a posto. No, ne va, cioè, abbiate cura di voi stessi, difendete la vostra salute, non cercate il miglior offerente, non siete al mercato, è la vostra salute, il vostro corpo, vi serve anche per vivere, non anche, per andare, no? Anche perché alcune quindi, cose non sono solo finalizzate a un costo, sono veramente un investimento, soprattutto in questo settore, sono investimenti che si fanno. Sì. Ma perché di fatto poi si paga il tempo che quel professionista ha studiato, la qualità, e di conseguenza è proporzionale al a quanto ci ha speso lui in maniera in termini di tempo, di questo economici. Sì, a un livello sì, però secondo me in questo caso si paga il beneficio, certo, che ne hai, più che certo, il tempo e la formazione. Il tempo e la formazione è ovvio, cioè deve essere di base, tu dai un valore al beneficio che ti serve, secondo me. Però vabbè, sì, anche la formazione. Per questo mi permetto ovviamente di chiamarlo investimento, perché sì, so che quello che in termini economici, perché ovviamente questo sì è una passione, è una fra virgolette missione per me, però ovviamente è anche un lavoro e quindi... Il tuo lavoro è una passione? È anche una passione. È anche una passione. Okay. Non è scontato, tipo il mio è un dovere. No. Il mio è un dovere, è un dovere civico, nel senso che io mi occupo di nuove generazioni, no? Sviluppo delle potenzialità, per me è un dovere questa cosa qua. Sì, vabbè, il fatto che sia un dovere... Non è un dovere lavorare.